Logos Web Radio. Ciao a tutti, Logos questa settimana vi propone un servizio sul valore dei sogni. Siamo andati a chiedere ai ragazzi di Zola Predosa come gestiscono il loro denaro e come lo usano per diventare grandi. Ci siamo chiesti che esperienze hanno nell'uso dei soldi e queste sono state le loro risposte. Che cosa faresti se vincessi la lotteria? Parte dei soldi li investirei, altri li darei ai miei familiari, altri li darei per me. Cosa faresti anche coi soldi per te? Viaggerai. C'è stata una volta in cui avevi una somma di denaro che per te era tanta e per il modo in cui tu l'hai usata hai detto l'ho spesa male? No, mai, li ho sempre spesi per cose per cui volevo spenderli. Qual è una cosa che ti ha dato soddisfazione? Vari regali fatti a persone a cui tengo, vestiti per me comunque. Ti è mai capitato di prestare denaro dei tuoi amici? Sì, non spesso, però sì. Com'è andata quel prestito? Raccontaci di quell'esperienza. No, ho prestato dei soldi a una mia amica per comprarsi un vestito, me li ha ridati dopo un po' di tempo, ma non mi ha irritato perché tanto eravamo amiche, se gli chiedevo qualcosa io comunque me li ridava. E a te? Ti è mai capitato di chiedere dei soldi in prestito? Sì, molte volte. E per che cosa? Per vestiti, magari per uscire, mangiare. Che cosa faresti se vincessi la lotteria? Beh, pensare alle persone che povere dall'altra parte del mondo, una piccola parte le donerei e con le altre cose ci vivrei bene insieme alla mia famiglia e comprerei le cose che mi piacerebbero, una casa grande, cose così. E per te cosa ti piacerebbe fare? Tipo, non so, un sogno, come pensi che sarai un po' da quando avrai qualche anno in più? Vabbè, i sogni per adesso sono quelli della mia età, poi magari cambiano. Per la tua età, non so, un sogno che ti può piacere o comunque a cui pensi ogni tanto? A diventare un calciatore. Ti è mai successo di dire quei soldi li ho spesi male? Sì, mi è successo, tipo quando ho comprato, c'era un esempio, quando mi avevano regalato per il compleanno 300 euro e invece c'erano due biciclette, una che era molto buona, era a prezzo più basso, c'era quella che non era tanto buona e costava 300, io ho preso quella non tanto buona e li ho sprecati. Cos'è che ti ha spinto a fare la scelta sbagliata? No, perché in quel momento non ho ragionato, ho detto come faccio adesso con questi soldi, li voglio spendere subito. E invece una volta in cui hai pensato, quei soldi li ho spesi bene? Sì, quando sono uscito una sera a Cesenatico con i miei amici, ho offerto alcune bibite, poi solo sono stato in compagnia, bene. Ti è mai capitato di prestare soldi a qualche tuo amico? Sì, quando li ho, se avanzano anche per i miei amici, e li presto, e però poi me li ridanno. E a te è mai capitato di chiedere in prestito soldi? Sì, tante volte. Le voci che avete sentito erano dei ragazzi del centro giovanile Torrazza di Zola Predosa. Il servizio è stato realizzato durante il workshop di Web Radio organizzato dai comuni del distretto di Casalecchio e cofinanziato dalla regione. Andrea e Riccardo, che hanno realizzato il servizio, vi ringraziano e vi salutano dal centro giovanile Torrazza per la Blogos Web Radio www.iulblogos.it.